Digisa di lunedì 12 settembre. Dell'uomo scomparso da Bellizzi, il cadavere mutilato trovato a Ponte Cagnano. Il corpo rinvenuto pare che sia quello del 53enne scomparso il 23 agosto scorso. È stata la sorella a riconoscere gli effetti personali trovati vicino al cadavere in evidente stato di decomposizione. La terra trema ancora nel Cilento. Il movimento dell'Irico rilevato è stato di magnitudo 3.9, con profondità di 278 km. I paesi più vicini all'epicentro sono stati Camerota, Centola, Grotta Minarda, Marina di Camerota, Palinuro e San Giovanni a Piro. Rapina al Pegaso, preso 32enne di Pagani, si cerca il complice. I militari erano stati attivati dalla richiesta di intervento da parte degli addetti dell'area di servizio carburanti Conad del centro commerciale, rapinati dell'incasso appena prelevato dal distributore self-service. Napoletani in trasferta ad Angri rubano televisore ma vengono arrestati dai carabinieri. I tre uomini hanno tentato di darsi alla fuga, uno a piedi ed altri due a bordo di una Scenic, ma sono stati bloccati. Rapina al Made in Italy, extracomunitario finisce in manette. L'uomo, dopo essersi introdotto all'interno del lido balneare, forzando la porta d'ingresso, ha asportato un registratore di cassa contenente del denaro. Salerno, domani De Luca inaugura l'asilo nido di Via Premuda. I lavori per un investimento di 450.000 euro hanno permesso di attrezzare per i più piccoli l'ex plesso scolastico. Pagani, dal comune Via Libera alla realizzazione dell'oratorio di Via Romana. Il centro ambisce ad essere vicino ai giovani ed ai loro bisogni, ad essere per loro un punto di riferimento sociale e culturale, dichiara il sindaco Fabio Petrelli. Giuseppe Grimaldi è il nuovo segretario provinciale del PID. La nomina è avvenuta ieri a Salerno durante la riunione organizzativa del movimento. Anche Via Giuizzo salda Vince e Nino D'Angelo per la stagione teatrale del Pararusso. Da venerdì il Teatro di Sala Consilina proporrà un ensemble di sentieri artistici diversi per offrire un quadro più ampio possibile del panorama teatrale italiano. A Cava il primo Festival Canoro per diversamente abili. La manifestazione in programma il 17 e 18 settembre presso la tenso struttura dell'ex OMPI di Corso Mazzini. Per approfondimenti ed altre notizie consulta le relative sezioni su www.targatosa.it.